Questo è Storie di Cibo e Politica, le diverse dimensioni della sicurezza alimentare, un podcast di geopolitica.info. Insieme cercheremo di capire come e perché l'insicurezza alimentare influenza ancora oggi il mondo in cui viviamo. Iniziamo. Oggi parliamo di politica agricola comune, spesso nota con l'acronimo PAC. Le due domande a cui cerchiamo di rispondere in questa puntata sono: quali sono i punti di forza e i limiti della PAC? Come il cosiddetto Farm to Fork sta sostituendo la PAC nell'odierno progetto del Green Deal? Varata nel 1962, la politica agricola comune è l'insieme delle regole in ambito agricolo che l'Unione Europea ha stabilito per uno sviluppo equo e stabile dei suoi Paesi membri. Secondo l'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la PAC è finalizzata a sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, assicurando un approvvigionamento duraturo di alimenti e prezzi accessibili, tutelare gli agricoltori dell'UE garantendo loro un tenore di vita accettabile, sostenere e affrontare i cambiamenti climatici e la gestione delle risorse naturali, salvaguardare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE, ed infine promuovere l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati, in modo da mantenere in vita l'economia rurale nell'Unione Europea. Concretamente, la PAC serve per fornire sostegno al reddito mediante pagamenti diretti capaci di garantire la stabilità dei redditi, ricompensare gli agricoltori per un'agricoltura sostenibile e dare la possibilità di sostenere una fornitura di beni pubblici normalmente non pagati dai mercati, come ad esempio la cura dello spazio rurale, delle campagne. Inoltre, la PAC facilita l'azione di misure di mercato che servono a fronteggiare un improvviso calo della domanda causato da timori sanitari o una contrazione dei prezzi a seguito di una temporanea eccedenza di prodotti. Infine, la PAC mette in atto misure di sviluppo rurale con programmi nazionali e regionali per rispondere alle esigenze e alle sfide specifiche delle zone rurali, per l'appunto. La PAC viene finanziata attraverso due specifici fondi derivanti dal bilancio dell'UE, ovvero il primo è il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, il cui acronimo FEAGA, che fornisce sostegno diretto e finanzia misure di sostegno nel mercato. Il secondo è il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che ha un acronimo letto all'inglese molto spaventoso, FEARS. Numerosi sono i vantaggi che negli anni la PAC ha apportato al settore agricolo. Tra i più importanti troviamo la produzione di alimenti, in quanto all'interno dell'UE ci sono circa 10 milioni di aziende agricole che finiscono per fornire una grande varietà e abbondanza di prodotti accessibili, sicuri e di qualità. Lo sviluppo delle comunità rurali: si pensi che nel periodo tra il 2014 e il 2020 le risorse della PAC sono state utilizzate per fornire tecnologie ad alta velocità, servizi internet più efficienti e infrastrutture migliori a 18 milioni di cittadini che vivono nelle aree rurali, pari al 6,4% della popolazione rurale dell'UE. Ed infine la promozione di un'agricoltura sostenibile: con l'avanzare senza sosta del cambiamento climatico, gli agricoltori devono affrontare una duplice sfida: da un lato produrre alimenti e dall'altro proteggere la natura e salvaguardare la biodiversità. Quindi, se da un lato la PAC ha portato numerosi vantaggi nel settore agricolo in molti paesi membri dell'UE, dall'altro tale politica comunitaria presenta dei limiti non ancora superati. Ci sono infatti marcate differenze tra regioni più o meno urbanizzate a livello di sviluppo economico e infrastrutturale. Queste differenze derivano da un minore accesso all'innovazione, al trasferimento di conoscenza e dalle carenze delle infrastrutture digitali nelle aree rurali e meno sviluppate economicamente o almeno tecnologicamente rispetto alle aree urbane più densamente popolate. Inoltre, per quanto riguarda le misure dello sviluppo rurale, lo studio ha registrato difficoltà di attuazione a causa di un sistema di regole disegnate in modo inappropriato o in modo da non tenere conto della specificità dei contesti rurali più deboli. Spesso le procedure amministrative sono lunghe e difficili, rendono più complicato l'accesso ai potenziali beneficiari, socialmente ed economicamente svantaggiati. Analizzando l'efficacia dei fondi della PAC, lo studio ha rilevato come questi non siano in grado di contrastare efficacemente il declino delle aree rurali più remote e marginali,
a meno che questi spazi, queste aree, non siano affiancate da adeguati investimenti in infrastrutture e servizi. Se ci concentriamo per un attimo sugli effetti della PAC sull'Italia, notiamo che uno dei problemi per il nostro paese è rappresentato dalla scarsa protezione dei suoi prodotti di specializzazione. Tale problematica è infatti spiegabile dicendo che i pagamenti diretti sono in gran parte connessi alle diverse organizzazioni comuni di mercato, istituite a partire dagli anni 60. Queste organizzazioni comuni di mercato concentravano il sostegno soprattutto su alcune produzioni come latte e carne bovina, cereali e tabacco. Salvo alcune eccezioni, infatti, gli ordinamenti produttivi specializzati in queste attività produttive sono caratteristici dell'agricoltura continentale. Invece, le produzioni più tipicamente mediterranee, quali frutta, ortaggi freschi, vino, agrumi, sono state storicamente meno protette o non protette affatto. Il gap creato tra agricoltura continentale e mediterranea si è ulteriormente allargato dalla scarsità di quelle che sono state poi le effettive capacità dell'Italia di gestire con rapidità e di trasformare tempestivamente gli stanziamenti comunitari in pagamenti, in supporto diretto alle industrie o agli agricoltori. Questa lentezza amministrativa che affligge in particolare le regioni italiane meridionali classificate meno sviluppate si traduce in ritardi nei pagamenti o anche nel recupero da parte dell'UE dei fondi stanziati ma mai utilizzati. La PAC si è evoluta nel corso degli anni per adattarsi alle mutevoli circostanze economiche e alle esigenze dei cittadini. Il 1 giugno del 2018 la Commissione europea ha presentato le proposte legislative sul futuro della PAC al fine di definire una politica più semplice ed efficiente che integri gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo. La riforma della PAC dovrebbe essere attuata a partire dal 1 gennaio 2023, previo accordo definitivo tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE. La nuova PAC sarà finalizzata a promuovere un settore agricolo più sostenibile e competitivo, capace di supportare i mezzi di sussistenza degli agricoltori, garantire cibo genuino e sostenibile, nonché aree rurali più dinamiche. Agricoltura e zone rurali sono temi centrali nel progetto del Green Deal europeo e la nuova PAC rappresenterà uno strumento chiave per raggiungere le ambizioni del cosiddetto Farm to Fork. E in ambito di biodiversità, una protezione più ampia della biodiversità. Cos'è la nuova strategia Farm to Fork, quindi, e come funziona? Tale strategia è stata pubblicata nel maggio 2020 dalla Commissione europea ed è una parte importante del Green Deal, l'ambiziosa proposta legislativa in tema ambientale e di lotta ai cambiamenti climatici. Nello specifico, la strategia Farm to Fork, il cui acronimo F2F, è il piano decennale messo a punto per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. È la prima volta che l'Unione Europea cerca di progettare una politica alimentare che proponga misure e obiettivi che coinvolgono l'intera filiera alimentare, dalla produzione al consumo, passando naturalmente per la distribuzione. Un anello non di minore importanza quando si parla di inquinamento e impatto ambientale. L'obiettivo di fondo è rendere i sistemi alimentari europei più sostenibili di quanto non lo siano già oggi. Ogni Stato membro dell'UE dovrà seguirla, adottando norme a livello nazionale che consentano di contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti dell'UE. I Paesi membri godranno di eventuali misure di sostegno aggiuntive nel corso dell'implementazione della strategia. La Farm to Fork è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il suo intento è anche quello di innescare un miglioramento degli standard a livello globale, attraverso la cooperazione internazionale e le politiche commerciali che coinvolgono i paesi terzi. In breve, gli obiettivi principali della Farm to Fork sono: garantire una produzione e una sicurezza alimentare sostenibile, favorire una filiera alimentare sostenibile dall'inizio alla fine, dalla lavorazione alla vendita e anche servizi accessori come l'ospitalità e la ristorazione, promuovere il consumo di cibi sostenibili e sostenere la transizione verso abitudini alimentari sane, ridurre gli sprechi alimentari, combattere le frodi alimentari lungo la filiera, ridurre del 50% dell'uso di pesticidi chimici entro il 2030, ridurre del 50% le vendite totali di antimicrobici per gli animali d'allevamento e di antibiotici per l'acquacoltura entro il 2030. Per poter raggiungere tali obiettivi sono necessarie misure forti e concrete,
che garantiscono di poterli raggiungere. Sarà fondamentale agire sulla conoscenza, investire in informazioni e rivedere il meccanismo di sostegno economico per consentire a tutti gli attori del sistema alimentare di essere più sostenibili. La strategia include proposte di modifica delle politiche attualmente in vigore, ad esempio la revisione della direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi, del regolamento del benessere degli animali. I nuovi obiettivi poi stabiliti dalla F2F dovranno trovare un corrispettivo anche nella PAC. Questa è la prima volta che l'UE mette appunto una strategia farm to fork per la sostenibilità dei sistemi alimentari. Finora le politiche adottate sono state settoriali, centrate cioè singolarmente o sull'agricoltura, o sull'ambiente, sulla salute, sul commercio. Queste strategie che si sono spesso rivelate incompatibili l'una con l'altra potrebbero essere armonizzate all'interno del progetto ambizioso del Farm to Fork. La Farm to Fork avrà un impatto dal punto di vista della produzione, in quanto si punta a ridurre l'uso di pesticidi chimici e fertilizzanti e a introdurre pratiche rispettose dell'ambiente. Quindi, nel complesso, una produzione più sana, possibilmente biologica, ma minore in termini quantitativi. Inoltre, l'intera filiera alimentare sarà più trasparente. In questo modo i consumatori avranno a disposizione maggiori informazioni sugli aspetti nutrizionali e sull'origine degli alimenti, grazie a una migliore etichettatura. Le istituzioni pubbliche, come le scuole e gli ospedali, dovranno rispettare standard più rigorosi in materia di appalti pubblici per la fornitura dei pasti. La strategia Farm to Fork mira a premiare gli agricoltori, i pescatori e gli altri soggetti attivi lungo la filiera alimentare che hanno già cominciato la transizione verso pratiche più sostenibili. La politica agricola comune e la politica comune della pesca rimarranno gli strumenti chiave per sostenere questa transizione, che ha il duplice obiettivo di rendere sostenibili i sistemi alimentari e assicurare condizioni di vita dignitose a tutti i cittadini dell'UE. Questa era la terza puntata di Cibo e Politica, un podcast scritto e registrato dai collaboratori di geopolitica.info. Segui gli altri podcast del Centro Studi per scoprire le tante facce della politica internazionale. Ciao e alla prossima puntata!